non è che ci fermiamo qui, il lavoro prosegue per, ripeto, rinforzare questa rosa, e lo scopo nostro è quello di vincere divertendo anche i nostri tifosi, perché poi alla fine questo sport esiste se esistono i tifosi. I tifosi, quando vengono al campo, i tifosi che ci seguono in televisione, la volontà è quella di vincere divertendosi anche. Quindi noi non ci sottraiamo a nulla, cerchiamo di giorno per giorno migliorare questa macchina, e dando sempre più soddisfazioni a questa terra che merita soddisfazioni, ben consci di quello che ha dovuto sopportare questo territorio. Noi questo lo teniamo sempre ben presente. Questo ripescaggio è una cosa che a noi non interessa, che molte volte è stato scritto ma contro la nostra volontà. Noi da subito abbiamo detto che la volontà nostra era quella di vincerlo il campionato, e io personalmente che ritengo che il calcio, come altri sport, non è una scienza matematica, la mia volontà è quella di arrivare a fine stagione avendo la coscienza a posto. Come si arriva a fine stagione avendo la coscienza a posto? Avendo fatto tutto il possibile per vincere il campionato. E quello che oggi stiamo facendo è quello di rinforzarla questa rosa, perché il mister ha chiesto alcune cose al direttore e noi le assecondiamo, perché l'obiettivo nostro è quello di vincere il campionato. Per quanto riguarda l'ingresso di De Cesare in curva, lui ha ritenuto opportuno, visto che è stato chiamato più volte e in diverse giornate dalla curva, per una questione di rispetto, di andare a parlare con coloro che hanno più volte chiamato De Cesare. Quindi si è recato in curva a ascoltare tutte quelle che erano, non le richieste, le perplessità che manifestava la curva, giustamente manifestava la curva. Per quanto riguarda i 4 milioni, già sono state ampiamente e abbondantemente spiegate queste. Ancora qualcuno ne parla, ma secondo me chi ne parla è perché materialmente non conosce quello che è il rapporto tra questa società e il calcio. Dal primo momento abbiamo detto una cosa, che senz'altro, come dissi una volta a Radio Punto Nuovo, nel breve non dà soddisfazione, il rispetto delle regole. Però a lungo termine tutto quello che noi abbiamo messo in piedi sono sicuro che darà i propri frutti. 4 milioni è impensabile da spenderli volendo rispettare le regole.